Opliti e oplitesse, buongiorno, qui è il vostro Silvio del canale Silvio Omone, benvenuti su Achilles Legends Untold. Come da sondaggio che vi ho mandato l'ultima volta, la stragrande maggioranza ha vinto su questo giocone. Anche se è un po' troppo sottovalutato, ma è un giocone della Madonna. Questo gioco ce l'avevo da un bel po' di tempo, anzi da molto. E siccome era abbastanza grezzo, dovevano fare diversi aggiornamenti, ho voluto aspettare. E hanno fatto diversi aggiornamenti e hanno cambiato parecchie cose. Io vorrei giocare in una maniera un po' politica. Questo comunque sarà un episodio, un Let's Explore, per vedere come va, se il gioco magari attira più attenzione, fa abbastanza visualizzazioni e abbastanza like, possiamo portarci anche una serie. Diciamo questo è un episodio pilota. Però, come al solito, come dico sempre, bando alle ciance, cominciamo una nuova partita con un Silvio abbastanza ammalato e pieno di tosse come una K47. Pronti? Fear is like an unpredictable sea. At times you can tame it. Yet other times, it leads you right into the heart of the storm. Helen, the wife of the king of Sparta, Menelaus, was kidnapped. The princes of Troy, who violated the sacred principle of hospitality, are at fault. The storm they unleashed was soon to sweep through the whole of Greece, with wind in their sails, to the beat of the war drums. The sons of Greece set sail, hungry for justice and glory, ready to restore honor and to punish the bold Trojans. And among them, Achilles, a fearless warrior whose mere presence filled hearts with courage. A hero of 100 battles. But this time, even he did not believe in an easy victory. The Trojans made sure of that. A fiery blaze illuminated the night sky, bringing death and destruction. Fear looked the Greeks in the eyes. Trapped in the unrelenting grip of the elements, they had to overcome their fright. Suddenly, one of the boats broke free from the hellish turmoil. Achilles, with Myrmidons at his side, fought his way to the shore. If only he could recapture Helen, the war would be at its end. At least that's what he still believed back then. Oh, eccoci qua. Myrmidons, my brothers in arms! We did not fight through the storm and flames to perish on this wretched sand. We have come here to win, and we shall win when we recapture Helen from the enemy's grasp. Many armies have fallen before this wall. Look for their weak points and for passages. That is how we shall try to get inside. Cast away your fear and fight bravely. And when the battle's dust settles, the glory of true heroes shall await you. To Troy! Come per Troia. Traduzioni fatte proprio bene, ci mai a Troia, no per Troia. Vabbè. Guardate qua. Questo è il nostro personaggio, Achille. Siamo in gioco e vediamo cosa possiamo fare. I need to get to Troy and rescue Helen. That is the only way to end this war quickly. I won't let you pass. Aggancio del bersaglio. Usa l'aggancio del bersaglio per prendere sempre di petto il nemico. Renderà i tuoi attacchi più precisi e più facile muoversi attorno al nemico. Aggancio, nel senso, devo cliccare la rotellina. Un nemico agganciato bersaglio successivo precedente. Ok, se noi facciamo clic sulla rotellina, agganciamo il bersaglio. Nel caso in cui dobbiamo ruotare la rotellina avanti e indietro, cambiamo bersaglio. Nel caso in cui i nemici fossero più di uno, vabbè. Cintura degli oggetti. L'utilizzo di pozioni curative recupera parte della tua salute. Puoi avere a portata di mano fino a 4 oggetti. Premi un tasto per usarli all'occorrenza. Ricorda che il numero di oggetti è limitato. Premere il tasto Tab per assegnargli gli slot appropriati. Equipaggiamento Tab, oggetto in uso, premere 1. Quindi, vabbè,
Passo le mura, questo qua lo vedi che... Ah, ce l'abbiamo già, perfetto. Come faccio a scattare? Ah, con spazio. Ah, come abbiamo schivato? Ma siamo delle bestie! Canti, musa del peli d'Achille. Spacchiamo tutto! Ho difficoltà con la mira, portate pazienza. Comunque scattare comunque ci consumerà un po' di stamina, che dovrebbe essere la barra quella verde. La rossa è la vita, il blu dovrebbe essere il mana o qualcosa del genere. Scatto, sfrutta gli scatti per correre più rapidamente, così facendo potrai coprire più distanza con le giuste abilità e evitare qualche attacco. Ricorda che scattare in combattimento consumerà energia. Ah, solamente in... un combattimento consuma energia. Questo è interessante. Non esaurirla troppo rapidamente. Ah, se invece premiamo una sola volta barra spaziatrice, facciamo la schivata. Ok, ci sta. Ah, ecco il mouse, devo direzionare dove devo colpire. Oh, questo complicherà un bel po' di cose. If I could attract the Trojans' attention. Would give my men time to find a passage inside. Cioè, guardate che roba. Their commander. And if he's in his right mind, maybe I could convince him to give up Helen. I just need to get to the gate. Ok. I won't let you pass. Cerchiamo di non consumare troppo mana, eh. No, mana di stamina. Oggi sono malato e non sono neanche concentrato, ma che bello. Mettete un like per supportare la mia guarigione, per favore. Questa tosse è un'agonia. Ok. Myrmidons fight fiercely. But even they cannot endlessly withstand such a numerous enemy. Dai, Achille. Mi ricordavo un po' diversa la mappa, l'hanno cambiata completamente. Quindi è come se giocassi un gioco nuovo. Comunque le meccaniche mi piacciono tanto. Ciao, Micio! L'omicieto! Cioè, accarezzare un gatto durante la battaglia di Troia. Pazzesco. Pensate, quel gatto è stato accarezzato da Achille. Da Achille! Entrerà nell'Olimpo, assolutamente. Attacchi devastanti. Questi attacchi non possono essere parati con uno scudo. Usa una schivata o una rotolata per portarti fuori dal loro raggio d'azione. Sono indicati da un contrassegno speciale. Ok. Ah, il boss, perfetto. Che culo. You must be a fool to come here alone. Is it death you seek, Achilles? Oh, Ettore. Or maybe you want to beg for mercy. Hector, I suggest an honest duel. The victor shall decide Helen's fate and put this war to an end. Helen is under Paris's protection. Are you and your brother ready to sacrifice the lives of your men for her? When the rest of the fleet gets here, hundreds will die on both sides. Why must anyone else die when the commanders can put an end to further bloodshed with one duel? You seek an honorable solution, but there is nothing honorable about war. It's messy and brutal, and history is written by the victors. Archers, on my mark! Not yet. Aiuto! Aia! Achille, para! Come cavolo si fa a parare? Archers!
Ah giusto, c'è anche la schivata. È che il bastardo è quasi morto, però lo sono pure io. Madonna, cazzo duro. Uccidi. Me lo dici con quale skill? Madonna, ho panicato? Assolutamente sì. History is indeed written by victors, but your death was not in vain. It will help end this hopeless war. Un degno avversario è caduto. Hopefully this fight bought my men some time. I need to know whether they managed to fight entry into the city. Che voce profonda. The gate will not budge. Surely I won't get inside this way. Grazie al ca. Va bene, ok. Le porte di Troia sono chiuse, ovviamente. No. Questa è la via principale. Se vado per di qua trovo qualcosa. Qui non trovo niente. Ok. Ok, ma guardate che razza di location. A me piace tantissimo. Sebbene la visuale sia isometrica. Commander. Far from here, in a rock cleft. Son of a bitch, ambushed me. Finalmente si parla da camionista. Your sacrifice shall save thousands. After the battle, we'll raise our cups in your name. Rest in peace, soldier. Your deeds shall never be forgotten. Oh, che bello questo lato di Achille, mi piace moltissimo. Un uomo che pensa solamente all'onore. Ok. I think I found the passage. This will have to do. Da questa parte, insomma. Se vado giù sotto qua trovo qualche scrigno o qualcosa di particolare? No. Ah, la cazzi. The defenders prepared for a frontal attack, but they did not consider this narrow passage. An entire army would not be able to get through it. But a small unit would slip through and divert attention. Bello, come mi piace, come mi piace, come pensa Achille. Vai eroe! Vai eroe! Attacca! Stermina gli sgozzoli! To find the way into the upper city. That's where I shall find Helen. Lancio dello scudo. Nuova abilità. D'ora in poi potrai lanciare lo scudo. Qualsiasi scudo verrà scagliato ti tornerà in mano, tipo Captain America. Premi Alt per scagliare lo scudo. Premi nuovamente Alt per richiamare lo scudo. Ok. Quindi adesso dovremo trovare dei nemici. Barbarians, you'll pay for this. Dai, tira lo scudo. Ah, consuma tanta stamina. Molto bene. See him, boys? Pozione della furia. Ok, troiano morto. The Trojans were so sure of victory that they did not even evacuate the civilians.
Infatti non è stata una mossa così audace, eh? Oh, qui c'è qualcosa di nascosto. Ma buongiorno. Pozione della salute. Via! Corri, Achille, laggiù, pam pam! Bravo, bel bambino. Guarda com'è furente. Com'è figo, com'è tiazzone il nostro Achille. È così oplitico, mio signore. One more wretched dog has slipped inside. Stop him. Somebody help! Somebody. Ah, fa anche dei colpi di reazione, tipo a modo di contrattacco appena faccio la schivata. Bella questa cosa, eh? Cosa Some of abbiamo? my warriors have already managed to break through here. Their zeal shall give me time to do my part of the mission. Pozione della furia. Attacco dalla corsa, è quello che ho fatto fino a prima. Durante lo sprint, attacco rapido con sprint attraverso gli attacchi rapidi, ma questo qua, vabbè. This wooden horse could fit my entire unit. Qui non c'è niente di nascosto. Ah, c'era un altro micio. Vabbè, signor Buck, buongiorno. Un altro micio che entrerà nella storia. Kill the bastard! Have mercy! Aia! Oh, ho finito la stamina. Devo prendere solo una chiavica con i comandi, dai. Corri, Achille! Fatti valere! Attacco in schivata arrotolamento. È quello che dicevo prima, quello del contrattacco. Qui c'è qualcosa di particolare, qualcosa di nascosto, oscuro. Sì, pozione della furia. The enemy is running towards the palace. Soldiers, protect the prince. Protect Prince Paris. Get the horse, son. Lance sono un problema per me. Pozione di salute, molto bene. I'm close. Ah, boss fight. Enough of this madness, Paris. Release Helen. Madness? Look beyond the walls. There you will witness true madness, the madness of the kings who came here with you. This war is nothing but the consequences of your mindless decisions. You have stained the honor of the king of Sparta, the honor of the Greeks. Did you think that this insult would go unpunished?
You think that if Helen returned to Greece, it would change anything? You speak so much of Menelaus, yet you failed to see who wanted this war from the very beginning. Besides, if I handed Helen over to that sick tyrant, it would be like sentencing her to death. I came to love her, and I shall defend her until my last breath. A noi due, maledetto vigliacco! Helen knows the truth. If she returns to that monster, he will kill her. Too many people have died. Cosa? Ma quanta cavolo di vita c'ha questo? What if it's the truth? What if this entire war is built? Ah. Bastardo, ammazza il bastardo, picchia il bastardo. Sto crepando male, oh. No, è impossibile che la vinciamo. Io credo che questa qua sia una di quelle battaglie in cui devo morire. Sono morto. I thought it was a step away. A step away from ending this war. Doubt, however, struck first. Unexpectedly, it overpowered me. I could feel my strength waning with each moment, and the cold grip of fear taking away my will to fight. Before I regained my composure, I was in the clutches of the abyss. Time and space lost meaning, until finally, that voice appeared inside my head. This is not the end, Achilles. Not yet. Find your new path. The line becomes blurrier and blurrier. A smith. Find a smith. Is this possible? Am I alive? That voice. A smith. It doesn't make any sense. Where am I? How did I get here? Can't be far from Troy. I need to take a look around. Ok, a quanto pare siamo morti per opera di Paride. E che cosa abbiamo? No, non si può andare fuori da qui. E che dire, siamo tornati in vita in maniera un po' misteriosa. Abbiamo sentito una voce misteriosa che credo di sapere chi sia. Ma lascio a voi i commenti. Se avete già visto da qualche altro video questo gameplay, per favore non fate spoiler. Detto ciò, io direi di fermarci qua, così anche per dare un po' di suspense per quanto riguarda voi. Sono una persona orribile, lo so. Per cui, detto ciò, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video e soprattutto, se volete giocare in multiplayer con me e con altri youtuber come Janarius, Tenar, Caruso, eccetera eccetera, molte persone, abbiamo fondato il nostro server Discord ufficiale, la Coin on Turn Endoxos, link in descrizione, e passate a trovarci. Detto questo, opriti opritesse, io vi saluto e da me e da Achille vi salutiamo e ci vediamo per un prossimo episodio, forse. Ciao.